VSH Varroa Sensitive Hygiene. Sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di proteggere le api e di dare il massimo agli apicoltori. Quindi avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita. Veniamo ora all'argomento. Questa è una famiglia che proviene dal nostro apiario, non trattato da 16 anni. Oggi è il 23 dicembre 2023, giornata grigia, un po' ventosa. Ecco qua le api, guardate che meraviglia. Queste api non hanno ricevuto, come tutto l'apiario, nessun trattamento contro la varroa. In questo momento non sto usando fumo. Sì, c'è qualche ape che mi gira intorno, ma niente di che. Guardate come sono tranquille. La famiglia è su 3, 6, no, 10 telaini messi larghi. Guardate che bellezza. Ora non posso farvi vedere dentro perché in questo momento sono solo. Sono solo, quindi non ho quattro mani, ancora non mi sono cresciute, però insomma già da sopra potete vedere che roba che è. Bene, avete il link in descrizione per vedervi la prima lezione gratuita. Vi ricordo che se entrate entro la fine del mese, di questo mese, avete un prezzo speciale per entrare nella nostra accademia. Accademia in cui chi entra non pagherà un canone annuo finché io vivrò. Chi entrerà successivamente entrerà a costi diversi, a prezzi diversi e ovviamente pagherà un canone annuo, perché per me è un impegno rispondere tutti i giorni ai quesiti che mi vengono chiesti dai partecipanti all'Accademia. È un impegno di tempo, di mentale anche, quindi è giusto che sia pagato. Chi entra quest'anno, entro questo mese, non pagherà mai un canone annuo. E vi ricordo che insomma che nella nostra apicoltura sono compresi tutti gli aspetti dell'apicoltura, dalla produzione di celle reali alla produzione di pappa reale, alla selezione e miglioramento genetico delle api, alla produzione del miele, insomma tutto quello che c'è da sapere, alla produzione di nutrizioni stimolanti, nutrizioni artigianali che molto molto buone, nel senso molto appetibili dal punto di vista nutrizionale, sono eccellenti, non seccano mai dopo l'apertura. Avete tutte queste possibilità e molto di più ora, non è che posso riassumervi tutto. E l'affiancamento mio, da parte mia, considerate voi se ha un valore, insomma sono 40 anni io decisi di non buttarmi esclusivamente a fare reddito con il miele fin dall'inizio. Io dovevo conoscere le api, dovevo migliorare la tecnica, dovevo migliorare le api, dovevo creare qualche cosa di nuovo, e questo qualche cosa di nuovo lo state vedendo ora. Vabbè, ci sono sempre le solite male lingue magari che diranno: ah, è tutto falso, chissà che cosa fa. Vabbè, li lascio parlare. Chi è intelligente sa fare le sue scelte. Questa è un'altra famiglia resistente alla varroa. Siamo al 23 dicembre 2023. Non sto usando fumo, quindi se vedete volare è perché la giornata è grigia, umida, e insomma gli sto rompendo le scatole con questo video alle api. Non sto usando minimamente alcun tipo di fumo. Non è la famiglia più grande che abbiamo, però è un'ottima famiglia. Considerate che noi queste regine, quando hanno da un mese, da 20 giorni a un anno di carriera, le vendiamo. Quindi chi vuole fare celle reali ha la possibilità di migliorare. Questo
Questa caratteristica è una caratteristica di tutto l'apiario. L'apiario è tutto un apiario resistente alla varroa, da 16 anni non facciamo alcun tipo di trattamento. E questi sono i risultati. Poi ovviamente ci sono sempre le solite malelingue che cercano di sminuire, dire e fare cose che non conoscono, e soprattutto non conoscono le mie api. E quindi li lasciamo parlare, ci fanno sorridere, ci suscitano un po' di compassione, a dire la verità, perché tutto sommato io penso che sarebbe un guadagno per queste persone essere amiche piuttosto che nemiche, ma ognuno fa le cose in base alla sua intelligenza e alla sua, al suo livello di coscienza, insomma. Quindi lasciamo fare, non abbiamo paura di niente, perché non abbiamo da nascondere niente, e la verità prima o poi viene sempre a galla. Questa è la cosa in cui crediamo. Ora non posso farvi vedere i telai perché sono io solo in questo momento, quindi non ve li posso far vedere. Ecco, sto riprendendo. Comunque vedete, sono le 11 del mattino, siamo in provincia di Livorno, a 3 km in linea d'aria dal mare, e questa è la famiglia che vi mostro. Avete il link in descrizione per la prima lezione gratuita. Entro il 31 dicembre di questo mese potete entrare nella nostra accademia a prezzo agevolato e senza canoni aggiuntivi annuali. Chi entrerà dopo entrerà con un costo diverso e con un canone di abbonamento annuale. Quindi fate voi, lascio a voi la scelta, e che vinca il migliore. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.